In questo terzo esperimento sull'induzione elettromagnetica, noi utilizziamo di nuovo il primario, alimentato come nel video precedente, e il secondario collegato sempre agli apparecchi di misura. E inseriamo il secondario nel campo magnetico del primario, utilizziamo questo nucleo d'acciaio che amplifica il campo magnetico, quindi gli effetti saranno più forti. E a questo punto, noi non muoviamo niente, quindi non, a differenza di prima non c'è nessuna parte in movimento, non ci saranno calamite che entrano e che escono e non ci sarà il movimento del secondario. Semplicemente noi varieremo l'intensità di corrente che passa nel primario. Ricordiamo che il campo magnetico che viene prodotto all'interno del primario, siccome la corrente gira in questo modo, è un campo magnetico, un campo B, induzione magnetica che va verso l'alto. E ricordiamo ancora che quando gli aghi andranno a destra, vuol dire che nel secondario passa una corrente che gira in questo modo qua. Quando gli aghi vanno a sinistra, nel secondario la corrente gira al rovescio, cioè gira così. E di nuovo faremo vedere che le variazioni del flusso magnetico del primario attraverso il secondario, ripeto, le variazioni del flusso magnetico del primario attraverso il secondario genereranno poi la corrente elettrica indotta e la differenza di potenziale. Quindi noi adesso variamo la corrente che passa nel primario e vediamo che se noi lo facciamo per esempio in modo oscillante, siamo in grado di produrre queste variazioni di corrente. Ora, facciamolo soltanto in aumento di corrente, adesso io aumento la corrente e vediamo che gli aghi vanno a sinistra. Aumento la corrente, gli aghi vanno a sinistra. Diminuisco la corrente nel primario, gli aghi vanno a destra. Quindi che vuol dire? Che quando io aumento la corrente nel primario aumenta, ma nel secondario gira in questo modo. Quando invece io diminuisco la corrente nel primario, la corrente nel secondario gira in quest'altro modo qua. Ora io sto variando la corrente del primario molto lentamente. Se io queste variazioni le faccio più veloci, quindi variazioni più rapide, riesco a generare delle maggiori correnti e tensioni nel secondario. Se io vario molto velocemente, ho bisogno addirittura di cambiare la scala perché questa scala diventa troppo piccola per misurare le correnti. Fai pausa un attimo.